No, siamo felicissimi di poter concludere questo percorso che parte tanti anni fa e che ci ha cambiato il museo praticamente da un museo in bianco e nero a un museo a colori. Quindi ora il Davide Michelangelo è l'ultimo passo insieme ai prigioni dell'illuminazione a LED che abbiamo finalmente in tutto il museo per la prima volta. Veramente una cosa spettacolare perché c'è una lettura molto più approfondita, molto più studiata, più bella delle opere e quindi si possono valorizzare anche molto meglio e questo lo vediamo perché i visitatori non passano più subito dalla Sala del Colosso solo per andare a vedere il David, ma si fermano in tutte le sale, in tutti gli ambienti. E ora vedremo questo anche per i prigioni e per il David, che sono veramente in questo modo illuminati per essere festeggiati ancora di più e per dare loro questa dignità che meritano. Sono molto grata a Enel X per questo sponsoring, perché è importante avere degli sponsor che comprendano l'importanza dei nostri beni culturali. È una giornata importante per il nostro patrimonio. I progetti di illuminazione sono fondamentali per i nostri musei, cambiano veramente la percezione delle opere d'arte. E qui veramente si è fatto un piccolo miracolo con il Davide e le sale adiacenti. Bello anche che ci sia un rapporto stretto con i privati, con Enel X che sponsorizza l'opera. Credo che sia fondamentale per riuscire sempre più al rapporto col privato, ai partenariati fra pubblico e privato, che questa è la strada per il futuro per poter mantenere un patrimonio così ricco. E poi bello anche che ci sia uno studio, una ricerca verso l'efficientamento energetico, che è un tema non solo attuale, ma proprio all'ordine del giorno per il nostro PNRR. Gran parte dei nostri musei si adegueranno proprio grazie a una misura di finanziamento, e in questo le gallerie dell'Accademia sono già avanti. Quindi un plauso alla direttrice Holberg. Bene, è un momento importante perché la sfida che abbiamo avuto era quello di evidenziare due tipologie di bellezza. La bellezza del Davide, che è una bellezza unica, che tutto il mondo ci invidia, una bellezza centenaria, e nel nostro piccolo affiancarla con una bellezza un po' più moderna, l'illuminazione. Il nostro scopo era appunto quello di, tramite questa illuminazione, utilizzando tecnologia LED, evidenziare ancora di più la bellezza del Davide. Tra l'altro, pensiamo di aver fatto un ottimo lavoro e è anche un lavoro da un punto di vista dell'ambiente, perché come probabilmente si sa, l'utilizzo di LED, oltre ad avere un aspetto estetico importante, ha anche un aspetto energetico molto molto interessante. Il secondo aspetto, a mio avviso ancora, anche questo molto importante, è questa partnership pubblico-privato. Noi come Enel pensiamo che un'azienda come la nostra, nel nostro paese, ha un ruolo che va oltre solamente il profitto, ha un ruolo di evidenziare le bellezze, preservare queste bellezze e perché no, cercare di metterle a disposizione di tutti i visitatori. Ecco, questo è un esempio, a mio avviso, molto importante e bello che realizziamo.